Buongiorno a tutti, come sempre bentrovati, giornata anche qui che si preannuncia molto calda, soprattutto in quel di Barcellona dove stanno succedendo veramente tante cose, quindi parleremo del caso Messi prima di tutto, poi della questione Vidal, delle trattative che si stanno perfezionando in casa nerazzurra, la preparazione, la pinettina che ha riaperto col primo allenamento di Ashraf Hakimi, che si prepara così a lavorare con Antonio Conte, lui insieme a Radu, insieme ad Albert, insieme a Nainggolan, insieme a Vecino, che però è ancora, diciamo, in riabilitazione, pronti per provare a cambiare il loro destino, la loro storia, in attesa di novità di mercato e capire un po' quello che è successo prima della lettura dei giornali. Questo è il menù ricco, come sempre, del nostro video giornaliero. Cosa è successo? Adesso abbiamo avuto anche conferme, non è che ci sia stata una virata, un cambio, un passo indietro da parte della proprietà di Suning nel patto di Villa Bellini, in quell'incontro che ha cambiato un po' anche le sorti del futuro nerazzurro, ma lì Steven Zhang, vista la situazione globale e di Suning anche a livello economico, la crisi post coronavirus con una pandemia che ha lasciato il segno in tutto il mondo, in tutte le attività, e che non è ancora scomparsa, che quindi preoccupa ancora, con gli stadi che almeno di novità saranno ancora chiusi all'inizio e poi riapriranno parzialmente, quindi con un'altra stagione che si preannuncia molto difficile senza la liquidità delle entrate da botteghino, definiamole così. Ha chiarito a tutta la società, spalleggiato dai suoi AD Marotta e Antonello, che non sono più possibili spese come quelle anche solo effettuate pochi mesi prima per Hakimi, ma che la proprietà vuole prima di tutto, a differenza dell'anno scorso, che si piazzino i giocatori in esubero, si cerchi di venderli, non a zero come è stato l'anno scorso. È stata positiva la conclusione della fine dell'affare Icardi, che ha portato una cinquantina e di qualcosa in più, scusate, di soldi alle casse nerazzurre. La stessa cosa bisogna cercare di farla, e questo il diktat della società, con Perisic, con Nainggolan, con João Mario, con Dalbert, e poi si procederà in base anche a quante e quanto grandi saranno le entrate alle operazioni in entrata. E questo è quello che ha spiegato Steven Zhang a Villa Bellini, anche a Conte, che ha preso atto della situazione, è d'accordo con tutto quello che è successo, chiaramente ha messo le sue priorità, giocatori esperti, giocatori a costo zero quasi, come Kolarov, che ormai è stato definito, come dicevamo ieri, il contratto, si è trovato anche un accordo con un rinnovo praticamente automatico dopo una stagione in base alle presenze, che ha messo d'accordo tutti, 1 milione più bonus alla Roma, e si arriverebbe così a 1,5 milioni, anche questi abbastanza facili da conquistare. Kolarov, poi Vidal, no a Tonali nell'immediato, e quindi si è poi verificata la sua decisione, anche spinto da Cellino, che ha confermato insomma tutto quello che abbiamo detto, nonostante le dichiarazioni di facciata di Ausilio, che la trattativa c'era, e come, che il giocatore era già d'accordo con l'Inter, che, come ha detto Cellino, pensava di raggiungere Antonio Conte in nerazzurro. Poi l'impasse, prima per l'Europa League e poi per questa strategia definita del prima vendere e poi comprare, anche perché Suning non vuole più un'altra stagione con tutti quei giocatori in prestito,
e di questi solo Icardi è stato riscattato, quindi non sono operazioni più accettabili. Si vuole monetizzare e poi si penserà a rinforzare la squadra, cosa che è già stata fatta con Hakimi, con uno sforzo importante, solo cash di 40 milioni, e poi Sanchez, adesso Kolarov, a un passo anche Vidal con il suo agente Felicevic che aspetta l'incontro con il Barcellona per chiedere la risoluzione del contratto, una buona uscita e poi accordarsi con l'Inter, con cui c'è già tutto pronto, biennale da 6 milioni netti a stagione e un'opzione per una terza annata, un po' sulla falsariga di quello che cercherà di fare Luis Suarez, che è sempre più vicino alla Juventus per sostituire Higuain. Giocatori, diciamo, occasioni a costo zero o in prestito, come l'Inter sta anche provando di fare col Sassuolo, società amica. Carnevali è uno dei migliori amici di Marotta, buonissimi rapporti anche con Ausilio, e si è parlato di Locatelli. E se arrivasse Locatelli, su cui però c'è forte anche la Juventus, non sarei proprio così al posto di Tonali. Direi che comunque, avendolo visto in campo nell'ultima parte di stagione, una crescita veramente importante, un giocatore di qualità, un playmaker che potrebbe essere anche il sostituto benissimo di Brozovic, per cui anche qui si aspettano offerte, così come per Skriniar l'Inter vuole che il Paris Saint-Germain arrivi almeno a 60 milioni per finanziare poi così i colpi in entrata, come ha chiesto Steven Zhang, e che come Kanté necessitano di sacrifici importanti. Skriniar, Brozovic, no, la cessione di Lautaro, che non vuole più raggiungere un Barcellona in questa situazione, per cui è pronto invece il rinnovo in via della liberazione con uno stipendio da 5 milioni netti a stagione. Questa dunque la situazione per un Inter che appunto poi cercherà anche un altro affondo per Emerson Palmieri, che nonostante Kolarov interessa ancora, sempre che il Chelsea consenta un prestito, come chiede l'Inter, e poi si vedrà la situazione in base alle uscite anche per la quarta punta, come mi chiedete. Per adesso, come ha detto Ausilio, c'è Perisic e c'è anche Esposito, che non è ancora andato in prestito da nessuna parte, c'è il Crotone che vorrebbe sia lui che Agumè. Bisogna trattare e definire il tutto con un mercato che rimarrà aperto fino al 5 ottobre e c'è ancora tempo per vedere cose e affari, però può capitare, come è successo nella questione Tonali, che si verifichino questo insieme di coincidenze con un cambio di strategia di Suning, con una con delle priorità che cambiano per andare incontro all'allenatore che vuole vincere subito, che vuole elementi già pronti. Tutto questo insieme di cose può portare a dei cambi di rotta e che poi vedremo se saranno giusti, se porteranno qualcosa di buono, se faranno crescere ulteriormente la squadra. Per Kanté serve un sacrificio importante, il Chelsea non scende sotto i 60 milioni, il suo ingaggio è di 8 milioni e mezzo a stagione netti più bonus, sulla falsa riga un po' di quello che prendono Lukaku ed Eriksen, per cui si aspetta anche qui un'offerta. Eriksen che ha detto che vuole restare, che vuole partire alla pari con tutti, sgasare e cercare di adattarsi al calcio italiano. Stesse dichiarazioni importanti anche di Skriniar, che ha fatto capire come voglia restare, insomma, adesso che l'Inter è diventata forte, che si gioca i traguardi più importanti. Chiaramente nessuno ci pensa a lasciare Milano, è una squadra in divenire, così con prospettive molto buone. Comunque l'Inter aspetta e vedrà di valutare le offerte, se arriveranno in sede, e poi si capirà come agire nel mercato in entrata. Caso Messi invece tutto ancora in grande confusione. Una prima considerazione da fare è, visto che qualcuno già ci prova a criticare il canale, però su Messi anche qui ci sono stati dei cambi di rotta, e soprattutto la
confusione regna sovrana dopo l'atterraggio del padre, l'incontro di 90 minuti tra Jorge Messi e il presidente Bartomeu non ha prodotto nessun risultato. Il padre di Messi ha ribadito che il figlio se ne vuole andare subito. Il Barça e il suo presidente sono irremovibili, non vogliono negoziare nessun tipo di cessione di Messi, di trattativa con Manchester City o altre pretendenti, ma invece vogliono assolutamente che rimanga in Catalogna, che anzi rinnovi il suo contratto, cosa che Messi non ha nessuna intenzione di fare. Dispute legali all'orizzonte, però da quello che ho capito anche il City non vuole andare a uno scontro così frontale col Barcellona, a una diatriba che potrebbe essere anche molto lunga e poi portare a una sanzione importante da centinaia di milioni. Stessa cosa ancora a maggior ragione di più per l'Inter, che è sempre stata alla finestra, che ha sondato il terreno, come vi abbiamo spiegato. Chiaramente Ausilio non lo può ammettere, però poi la questione è molto complicata e da quello che filtra da ambienti vicini a Messi e anche da alcuni media spagnoli e argentini, adesso non è assolutamente da escludere che Messi possa restare ancora una stagione a Barcellona e poi andarsene l'anno prossimo, quando si svincolerà a zero e finirà il suo contratto. Almeno questa al momento sembra l'ipotesi più plausibile, più probabile. Tutto anche qui da vedere che cosa accadrà. Per tornare al discorso iniziale, non è che abbiamo detto Messi all'Inter, noi abbiamo sempre sottolineato come Suning avesse la possibilità di arrivare a fare un affare del genere, avesse anche già degli sponsor pronti a sostenere un affare così importante, soprattutto a livello planetario globale, per conquistare il mondo col marchio che può anche vivere come di riflesso di un acquisto così importante del 6 volte pallone d'oro. Questo l'abbiamo detto fin da subito dopo le parole di Massimo Moratti, lui che ha detto invece che la trattativa era possibile, che Messi non era più un sogno irrealizzabile, però abbiamo sempre sottolineato il fatto che era tutto molto difficile, che Messi avrebbe deciso lui del suo futuro e la cosa comunque, tutte le informazioni che abbiamo carpito si sono rivelate esatte, come l'acquisto della casa prima del padre e poi anche di Messi, una notizia che abbiamo dato qui in anteprima sul canale, che è stata ripresa a livello mondiale. Non so chi può dare e avere primizie del genere. Poi il fatto comunque di questa pubblicità della televisione di Suning ha fatto sognare, però poi la realtà dei fatti è molto diversa. E poi abbiamo sempre detto che avrebbe deciso Messi, che era possibile che partisse già in questa stagione, e tutto quello che sta succedendo comunque a Barcellona lo sta dimostrando. Però chiaramente se poi c'è anche chi aggira le regole, che ha pronto un esborso economico di 700 milioni in totale da dare al giocatore, raggirando il fair play finanziario e le regole, l'Inter queste cose non le fa e a quel punto non può che tirarsi fuori. E naturalmente ci riferiamo alla strategia che sta seguendo il Manchester City e che pagherebbe addirittura con la sua società satellite di New York, poi dopo 2 stagioni, il giocatore argentino, tutto aggirando le regole del fair play finanziario, cosa che Suning, anche se anche in passato ha avuto la possibilità di fare, non ha mai sfruttato anche dei trasferimenti tra le sue 2 squadre. In home page su Sport Media, se iniziamo la nostra lettura dei giornali, Messi Barça, 90 minuti di vertice, nessun accordo, il papà difficile che resti, però vi ho detto questo muro contro muro che può portare anche a una permanenza forzata di 1 anno e poi ai saluti la prossima stagione. Skriniar, non ho motivo di andarmene, Conte mi vuole ancora, il difensore parla dal ritiro della nazionale slovacca.
Mi è dispiaciuto giocare poco, ma non è facile per il mister scegliere tra 30 giocatori. Loro mi vogliono ancora, io mi sono sempre impegnato in allenamento, sono lo stesso giocatore di sempre. Mi è dispiaciuto non aver giocato, ma ero abituato a scendere in campo regolarmente. Poi, giocando ogni 3 giorni, l'allenatore ha iniziato a fare dei cambi, visto che la squadra andava bene e che prendevamo pochi gol. Ha preferito non cambiare nulla fino alla finale. Mi è dispiaciuto, ma l'importante era che la squadra ottenesse buoni risultati, come sempre. Skriniar, ragazzo d'oro, e non fa mai una dichiarazione, diciamo, fuori posto. È pronta la terza maglia, che ricorda quella della vittoria della Coppa UEFA del 98, che verrà utilizzata in Champions League. Il calendario che è stato ufficializzato e diffuso ieri dalla Lega, con l'Inter che inizierà col Benevento, partita rinviata, e dunque con la Fiorentina alla prima di campionato, derby alla quarta giornata, e poi alla penultima la sfida con la Juve, che potrebbe decidere una stagione. Il calendario completo, poi Silvio Berlusconi positivo ma asintomatico, e così come Neymar, Di Maria e Paredes, e la loro vacanza a Ibiza, in cui c'era anche Icardi con famiglia, sperando che nessuno abbia conseguenze e che siano tutti asintomatici e superino brevemente, in poco tempo, questa problematica. Questo dunque per quanto riguarda Sport Mediaset. Con Juve Suarez l'accordo, ma prima c'è l'ostacolo: buona uscita dalla Spagna, il Barça non molla e vi dà la chiave per Lautaro. Ma vi ho detto che l'Inter non ci pensa minimamente, poi avendo rifiutato offerte ben più diciamo importanti dalla Spagna, scrivono 65 milioni e Vidal, una cifra che non rientra proprio nelle intenzioni dei nerazzurri. Parole anche di Eriksen: contento della mia scelta, spero di ripartire da zero. Questo, come vi avevo anticipato, con Nainggolan convocato alla Pinetina. Marotta dice no al Cagliari per il momento. Questo quanto su Sport Mediaset. Iniziamo la nostra lettura dei giornali dalla Gazzetta dello Sport. In prima pagina, naturalmente, il nuovo calendario. Le richieste anche di giocare a porte aperte arrivate dal governatore del Piemonte, dalla Juventus, stessa cosa che aveva detto qualche giorno fa anche il governatore della Lombardia Fontana. Si vuole riaprire in sicurezza, con distanziamento, un po' come succede dappertutto. Abbiamo detto, se riaprono cinema e teatri, non vediamo allo stadio all'aperto, col distanziamento, con una capienza limitata, perché non si possa fare la stessa cosa. Partenza Arazzo, Pirlo, subito Ranieri, Roma e Napoli e Conte come botto finale. Derby di Milano a metà ottobre, ancora la quarta giornata come l'anno scorso. E poi in fuga dal Barça, Suarez, tridentone Juve, trovato l'accordo con l'uruguaiano, no di buona uscita e passaporto, ma ha già chiamato Chiellini, e con CR7 Dybala sarebbe un trio meraviglia. Positivo Berlusconi, ma sto bene anche Neymar. E poi Vidal, via libera dalla Spagna, l'Inter lo vuole per il raduno, difficile ma non impossibile. Vedremo se in questi giorni l'agente Felicevic riuscirà a trovare l'uscita, il bypass per arrivare a Milano in tempo per il raduno di settimana prossima, anche se ormai manca veramente poco. E poi Messi, fumata nera l'incontro con Bartomeu, il papà se ne andrà, però vi ho detto che potrebbe andarsene l'anno prossimo. Prime pagine con Juve, bang bang, Suarez verso Torino, aspetta il passaporto e chiama Chiellini, conto alla rovescia, i giorni di Vidal, niente muro dei catalani, l'Inter vicina al grande colpo, Kolarov, visite mediche lunedì o martedì, poi sarà ufficiale. Questo manca per l'ufficialità di Kolarov, però ieri definito tutto, il difensore nazionale rientrerà in Italia direttamente a Milano per iter clinico e firma. L'ufficialità può attendere, l'idoneità sportiva no. Kolarov corre verso l'Inter, ma potrà abbracciare la sua nuova avventura soltanto dopo gli impegni con la sua Serbia, ma tutto è pronto, tant'è che il club sta organizzando le visite mediche per l'inizio della prossima settimana, forse già lunedì, di sicuro entro martedì. Prima farà come tutti il tampone, poi
le visite mediche. Kolarov adesso è impegnato nel Nations League, giocherà stasera in Russia, poi domenica in Serbia contro la Turchia, dunque tecnicamente potrebbe sbarcare a Milano già lunedì per le visite di rito. E la firma sul contratto che lo legherà all'Inter per la prossima stagione, con un'opzione per un altro anno in base alle presenze stagionali, al giocatore andranno 3 milioni netti a stagione, alla Roma 1 più bonus, la Gazzetta dice 1 milione e mezzo già, tutto compreso, visto che il club nerazzurro si è rifiutato di inserire nell'operazione un altro giovane per non rischiare altri Zaniolo. Rischi che non correrà Conte nell'inserire nello spogliatoio il carisma di Kolarov, che nella testa dell'ex CT dovrà contribuire a inculcare una mentalità vincente a tutto il gruppo, mettendo a disposizione la sua esperienza internazionale, la sua leadership. Poi, per quanto riguarda Vidal, se risolvere la questione Messi può essere paragonato a scalare una vetta himalayana senza ossigeno e a mani nude, se con Luis Suarez scendiamo a quote alpine, per Arturo Vidal trattasi di trekking, non proprio per famiglie ma quasi, non ci si può presentare in ciabatte, l'attenzione è necessaria ma si può fare. Fiducia è la parola chiave, la si percepisce nell'entourage del giocatore, nella tranquilla attesa dei vertici interisti, nelle stesse espressioni di Arturo, che nel frattempo continua ad allenarsi nella città sportiva Johan Gamper. Fiducia e pazienza serve anche quella, perché in casa Barcellona ormai sono giorni caldi come non mai. Ieri lo sbarco di Papa Messi si è preso tutte le attenzioni della giunta di Josep Bartomeu, che inevitabilmente si trova ad affrontare per prime le questioni più spinose, ma la risoluzione del contratto di Vidal dovrebbe essere discussa entro il fine settimana. Le basi del discorso sono già state poste, l'agente del giocatore felice ha trovato una controparte che non vuole infilarsi in un altro muro contro muro, il divorzio da Vidal è nell'ottica catalana quello meno doloroso anche a livello economico, Arturo guadagna 8 milioni di euro in quest'ultima annata di contratto all'Inter sulla base dell'accordo di massima già trovato, come vi abbiamo detto, da 6 milioni per due stagioni, opzione per una terza, la distanza tra i due ingaggi non è enorme, la buona uscita, o meglio, la transazione per arrivare alla risoluzione con il Barça potrebbe essere più morbida. Arturo ha già incassato 2 mensilità dell'ultimo contratto con un paio di milioni. Il club catalano potrebbe chiudere la questione. Del resto la comunicazione telefonica di Koeman invitava il giocatore a trovarsi un'altra sistemazione rinunciando a ottenere qualcosa dal cartellino. Vidal ha chiuso la scorsa stagione il 14 agosto con l'8-2 disastroso. Ieri nei social ha salutato Rakitic, il primo degli epurati ad accasarsi, e poi ha postato alcune foto della sua sessione di lavoro mettendoci a correre un po' di filosofia che i media spagnoli hanno provato a interpretare: fare quello che ti piace è libertà, che ti piaccia quello che fai è felicità. Qualcuno ci ha visto un riferimento a Messi, ma la frase in ottica interista può essere letta come la testimonianza che il cileno è carico anche per la nuova avventura. Conte lo aspetta, la svolta low cost che ha preso il mercato interista senza cessioni, si compra solo a prezzi di saldo, come vi ho spiegato, se non altro gli porterà il fidato guerriero. L'inseguimento è iniziato già la scorsa estate, ma intensificatosi a gennaio potrà finalmente dirsi concluso a prezzi decisamente di saldo. Solo 7 mesi fa, a gennaio, i catalani rifiutarono 12 milioni non muovendosi da una richiesta di 20. Allora non si parlava ancora di ricostruire, le quotazioni non erano state abbassate dagli effetti del Covid e soprattutto il club di Bartomeu era in corsa per tutto. Adesso l'Inter ci riproverà, sperando in un esito migliore, come sembra, e poi si faranno i conti con le cessioni. L'ideale per i nerazzurri sarebbe chiudere l'affare alla fine di questa settimana, con Vidal a continuare la sua preparazione fino all'ultimo con gli ex compagni e poi pronto a viaggiare verso Milano nel weekend, così Conte e il suo staff lo avrebbero pronto per i primi allenamenti. E poi le pedine per Kanté, João Mario, Dalbert e Perisic, l'offerta non è ancora giusta per l'acquisto in mediana, occorre far cassa e Skriniar, io voglio restare qui. In una ipotetica scala di valori, saper vendere è al primo posto delle funzioni fondamentali che una proprietà cerca nella sua dirigenza, un compito sempre molto complicato, ancora di più in questo anno in regime di coronavirus. Sarà un mercato all'insegna degli scambi, si sente spesso dire, ma in realtà le big cercano liquidità per rinforzarsi, anche perché scambiare significa doversi affidare in toto alla volontà dei giocatori. In casa Inter la missione è ancora più complicata, perché adesso sono le uscite a finanziare il mercato in entrata
e la caccia al top player a centrocampo Legasi Kanté è vincolata al tesoretto che Marotta e Ausilio riusciranno ad assicurarsi con le cessioni. E ho spiegato proprio questa cosa. E anche alcuni big come Brozovic, Skriniar ed Eriksen sono sacrificabili a fronte di una proposta importante, però tutti e tre hanno ricordato, chi sui social, chi con la stampa del loro paese, che vogliono restare all'Inter. Tutto fermo così per, anche per Eriksen, che ha detto: ero abituato a essere sempre titolare, ora sto vivendo una situazione nuova, bisogna elaborarla e solo dopo guardare indietro e vedere se sia stato giusto o sbagliato. Sento di aver fatto la mia parte, sono stato contento di essere andato all'Inter e lo sono ancora. E poi ci sono quelli rientrati dai prestiti da valutare: Nainggolan e Cagliari. Si è rigenerato, lui resterebbe in Sardegna, ma l'Inter ha per ora respinto l'offerta di nuovo prestito di Giulini. O si monetizza o si reintegra nel gruppo, stessa cosa per Perisic, per cui il Bayern non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 20 milioni e difficilmente si spingerà oltre i 10-12, prendere o lasciare. L'Inter ne vuole almeno 15 per João Mario ed Albert, poi zero offerte se non per prestiti. Invece, correggiamo la Gazzetta, per João Mario ci sarebbe un'offerta da 12 milioni del Benfica. L'Inter vorrebbe qualcosina in più, però ci sono buone sensazioni. Difficile pensare a Kanté al momento, il tempo stringe e dunque aspettiamo di vedere, verificare cosa succederà. Messi inizia l'addio, primo incontro tra Barça e Leo, non c'è accordo, il papà difficile che rimanga. La famiglia dell'argentino in Catalogna per trattare l'uscita. City alla finestra, vuole il Dies, ma solo se non si va per vie legali. E poi un articolo di fondo: ma il City può, il fair play muta e miri aiutati pure dal Covid. UEFA meno rigida, gli aiuti di Stato sdoganati dall'UE saranno visti con più clemenza, investimenti, le proprietà forti potranno forse spendere con maggiore libertà in barba alle regole, sfruttando anche la situazione attuale. Questo sulla Gazzetta. Ci trasferiamo sul Corriere dello Sport, che proprio in prima pagina denuncia, insomma, anche la situazione di 700 milioni pronti per Messi. Dzeko e Milik è il titolo principale, prigionieri. La Juve aspetta il via libera di Suarez e blocca il giro di attaccanti. Tensione a Barcellona per il vertice con Bartomeu. Papà Messi non molla, Leo se ne va. Poi Pirlo Gattuso alla terza. I due vecchi amici si scontrano presto, un Juve-Napoli da brividi, Lazio-Atalanta verrà spostata al 30, Scudetto, CR7, Lukaku, si gioca la penultima come il derby di Roma. Juve-Inter, Roma-Lazio, gran finale Scudetto, questo sui calendari. Poi le prime parole di Arthur, la richiesta di riaprire lo stadio, Pirlo ora aspetta Suarez, Dzeko in stand-by con Kolarov e Vidal, Conte invece sgomma via. Il serbo a disposizione dopo la gara con la nazionale, per il cileno si prova l'accelerata, Eriksen inquieto, Skriniar resto, per entrambi la stagione si è chiusa in panchina, il danese spero si riparta da zero, ero sempre titolare, 50 milioni l'Inter vorrebbe per cederlo e qualcuno in più come vi ho detto per Skriniar. Tutti i tamponi negativi, Vessina ha lavorato solo, Perisic sempre più del Bayern. Prima giornata di lavoro alla Pinettina, dopo che i tamponi hanno dato tutti esito negativo, ieri nel centro sportivo nero-azzurro hanno cominciato ad allenarsi Hakimi, Nainggolan, Dalbert, Radu e Vajan Nidis, me l'ero dimenticato, che verrà valutato da Conte, il terzino sinistro greco. Presente anche Vessino, che però, o destro, no, mi sembra destro, che però a differenza dei compagni, tutti impegnati in una seduta personalizzata, ma sul campo si è limitato alla fisioterapia per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Per quanto riguarda i rientri dai prestiti, mancano ancora all'appello Perisic e João Mario, ma il croato impegnato con la sua nazionale comunque ha chiuso la sua stagione solo lo scorso 23 agosto con la finale di Champions. Ha fatto grandi cose durante le Final Eight, ha sottolineato Flick, confermando di fatto l'intenzione del Bayern di acquistarlo a titolo definitivo. Per il portoghese invece, seppur non chiamato da ICT, Santos si aspetta di trovargli una sistemazione sulle sue tracce. C'è il Benfica, come vi ho anticipato. Lunedì parte la preparazione dell'Inter, il tecnico vuole tutti alla Pinettina, Kolarov e Vidal, il serbo a disposizione dopo la gara con la nazionale. Per il cileno si prova l'accelerata, uno dopo aver ripreso ad allenarsi con la Roma si trova in nazionale, stasera affronterà la Russia, l'altro ha ricominciato a lavorare col Barcellona inizio settimana, seppur da separato in casa,
e sui social si diverte a scrivere, fare ciò che ti piace, libertà, che ti piaccia ciò che fai e felicità, con tanto di immagini a corredo che lo ritraggono sui campi del centro sportivo Blaugrana. Evidentemente si tratta di Kolarov e Vidal, ovvero gli innesti che Conte attende e li aspetta il prima possibile, vale a dire già la prossima settimana, visto che lunedì in programma raduna la Pinetina e poi scatterà la preparazione per una stagione che vedrà il primo impegno ufficiale per i nerazzurri nel weekend del 26 e 27 settembre contro la Fiorentina. Dopo aver chiuso l'affare, i nerazzurri attendono Kolarov per mercoledì, mentre Vidal si allena da separato in casa. Il manager tratta per liberarlo con i tempi che rischiano di essere più incerti. Come ormai emerso da lunedì, la strada è stata imboccata, nel senso che Felicevic, agente del cileno, ha cominciato la trattativa con il Barça anche per conto dell'Inter per liberare il suo assistito a zero, strappando anche una buona uscita. Gli ultimi segnali alimentano l'ottimismo, quindi ci sono i margini per accontentare il tecnico nerazzurro, ma occorrerà un'accelerata nelle prossime ore da incastrare evidentemente con il caso Messi. Andiamo a chiudere la nostra lettura dei giornali con Tutto Sport. Anche qui in copertina si parla naturalmente di mercato, di Suarez sempre più vicino alla Juventus, di calendario, del caso Messi, 700 milioni, due punti esclamativi. Ecco la pazzesca offerta del City a Messi per i prossimi 5 anni, 3 a Manchester e 2 a New York. La di Soriano ci prova, Bartomeu non trattiamo, ma il papà di Leo difficile che resti. Poi Arthur chiama Suarez, ma andiamo all'interno con la Juve che vuole Locatelli, obiettivo anche dei nerazzurri, il progetto di Conte, un'Inter guerriera con Kolarov e Vidal, il difensore serbo in arrivo, trattative febbrili per il centrocampista cileno. Kolarov ha detto sì, ingaggio da 3,5 milioni, a noi risulta qualcosa di meno, alla Roma 1,5 milioni, bonus compresi, abbiamo detto 1 milione più 500 mila euro di bonus, abbastanza facilmente raggiungibili. Per Vidal, che si sta discutendo la rescissione con il Barça, è pronto un biennale da 6 milioni a stagione. Un Inter che col 3-5-2, secondo Tutto Sport, giocherebbe con Kolarov dietro, ma io penso un Bastoni e un Kolarov a sinistra, a dividersi la postazione con Young, poi Hakimi a destra, Vidal, Brozovic e Barella, con invece il 3-4-1-2 con Barella e Brozovic alle spalle di Vidal trequartista. Non c'è quindi spazio per Tutto Sport per Eriksen, anche qui è tutta una situazione da stare in campana. Roma Kolarov addio senza rimpianti, visto i problemi che aveva avuto con la curva sud per il suo passato laziale. Ieri primo giorno di lavoro in nerazzurro per Hakimi, via le cessioni, si parte con i big, l'ordine di Zhang è chiaro, ogni acquisto dovrà essere autofinanziato. Brozovic e Skriniar sul mercato, Lukaku, Barella e pochi altri fra gli incedibili insieme ad Handanovic. Poi il saluto a cui ci accodiamo a Moro, Adelio Moro, che dopo 20 dal suo addio, addio dopo 20 anni, ma se qualcuno non mi cerca sono a disposizione. Eccoci qui, finita come al solito l'appuntamento, a domani.